Le 8.31, bentornati in questa giornata speciale di San Valentino. Insomma, abbiamo parlato dei fiori, abbiamo parlato delle rose, a breve parleremo dei dolci e poi vi daremo anche quest'oggi qualche consiglio sul menù di San Valentino. Ne abbiamo parlato con Mattia Poggi, con lo chef, e ci ha consigliato naturalmente il pesce sulle tavole, la fa da padrone anche e soprattutto lui ci consiglia magari una cena a casa, dico io, non solo magari tra innamorati, ma spesso l'amore è tra le mura domestiche della famiglia, non è detto che debba essere per forza l'amore di coppia. Dovremmo avere in collegamento, ok. Buongiorno a Jörg Schikore, pasticcere tedesco a Genova, benvenuto. Buongiorno a tutti. Sì. Intanto grazie per essere con noi in questa giornata, e lo sappiamo benissimo che la impegna tantissimo perché è uno dei giorni dell'anno in cui si produce di più per voi e spende di più. Sì, sì, è una giornata importante sicuramente. Allora, diciamo è una festa che regge ancora rispetto ad altri come non so la Pentellaccia o la Befana, che sono feste che stanno un po' scomparendo, ma San Valentino regge, anzi. Secondo me è anche un po' in crescita perché è una festa appunto molto molto bella, ecco. E allora partiamo, Jörg, proprio dagli acquisti. Cosa sono le cose più richieste in pasticceria in questa giornata? Allora, io direi, almeno da me, ma protagonista assolutamente il cioccolato, in tutte le sue variazioni, come insomma, cioccolatini, scatole di cioccolatini a forma di cuore, secondo me è molto sul classico, ma poi anche soggetti come fiori, rose, o non so, le faccio un attimo vedere questo simpatico panda in cioccolato con un cuoricino, quindi sono questi oggetti qua che piacciono molto. Poi le torte di dimensione enormemente piccole, mediamente giustamente per due persone, questi sono un po' gli articoli che sicuramente determinano oggi questa giornata di San Valentino. Stavi raccontando insomma delle tue ricette, qual è la più venduta? Ma al momento, diciamo, per questa giornata qua, ho preparato una torta, diciamo, di cioccolato e lamponi con un biscotto croccante al burro salato, quindi tanti gusti. È una torta, ripeto, molto fresca, bisogna tenersi leggeri oggi, quindi è una torta molto, molto fresca, molto, molto buona. E poi naturalmente abbiamo anche qualche ordinazione speciale che potrebbe essere, magari ci hanno chiesto, questo non quest'anno, ma l'anno scorso, me ne ricordo bene, una torta. Il cliente mi aveva chiesto di nascondere dentro la torta un diamante preziosissimo perché voleva fare proprio la proposta di matrimonio il giorno di San Valentino. Diciamo così, non mi sono sentito di tenere il diamante qua in pasticceria, allora gli ho fatto una torta a forma di diamante e poi lui avrà dato poi questo anello con questo diamante alla sua anche sposa, perché Jörg c'è il rischio che venga ingerito, insomma. Sì, che venga, sì, esatto, esatto. No, era molto bello, ma appunto, diciamo, me lo sono sentito. Poi mi è capitato anche di fare, non so, qualche richiesta di una torta, giustamente per San Valentino, placcata d'oro di 24 carati, quindi delle cose anche abbastanza, diciamo, particolari. Però è anche il divertente di questo lavoro è questo. Comunque, anche giustamente, capita più volte di dover nascondere qualche anello di fidanzamento all'interno di un dolce, questo non capita, sì. Certo, quale giornata migliore se non la festa degli innamorati per dichiararsi? Ascolta Jörg, ma invece se volessimo dare qualche consiglio a chi è a casa quest'oggi e magari ha voglia di preparare un dolce per San Valentino, magari però non è così esperto, insomma non è un esperto pasticcere, quale ricetta potresti consigliare loro? Ma diciamo alla fine poi diciamo la cosa più semplice di prendere una ricetta a questo punto, che uno magari ha già una certa confidenza, e darle semplicemente una forma giustamente adatta a questo. Certamente uno può fare una torta, una crostata, una torta caprese che magari tanti fanno già a casa, e dargli semplicemente la forma di un cuore, o decorarla, farla anche rotonda, la classica, ma più che altro decorarla magari giustamente con petali di rose, che esistono anche i bibili, appena zuccherati, e con un po' di frutta fresca, naturalmente tutti di colore rosso, ecco, lì si può sbizzarrire senza dover fare, si riescono a fare delle creazioni molto molto carine senza dover essere per forza un maestro pasticcere, ecco. Jörg, tu arrivi dalla Germania, insomma, hai scelto la Liguria come luogo in cui stabilirti, in cui vivere e in cui lavorare. Ci sono differenze tra San Valentino in Italia e quello in Germania? Si sente di più qui oppure nel tuo paese d'origine? No, io credo che appunto il Valentinstag
In Germania credo che sia più o meno la stessa cosa, credo a questo punto il linguaggio, diciamo, dell'amore è universale, quindi credo tra i vari paesi non ci sia una grandissima differenza. Quindi anche lì, oggi, anche in Germania, oggi ci sarà un tripudio di rose, cuori, fiori e quant'altro. Grazie, grazie davvero Jörg Sicore, pasticcere tedesco a Genova. Intanto abbiamo visto le tue creazioni. Buon lavoro in questa giornata particolarmente faticosa per i pasticceri. Però anche bella, belle soddisfazioni, direi, non ci Grazie. lamentiamo.